Buongiorno sulle frequenze di Radio Gran Paradiso, quest'oggi Daniele Castrovillari. Buongiorno Daniele. Buongiorno a te, Fausto, e grazie per l'invito. Siamo collegati, purtroppo non possiamo vederci proprio di persona, però siamo collegati in via virtuale, io e Daniele, perché ho piacere di parlare con lui di questa situazione nella vostra opinione. Allora, lungimirante, le partite IVA si sono svegliate di colpo, diciamo così, in questo secondo lockdown, ma io ho scoperto che Daniele già nel mese di marzo ci aveva visto lungo e aveva creato un gruppo Facebook chiamato Partite IVA, unite si può. Esatto. Daniele, che al mese di marzo tu che cosa avevi già intuito? Guarda, più che intuire, ho tra virgolette la fortuna di conoscere tanti ragazzi che hanno partita IVA come me, quindi proprietari di bar, di palestre, di ristoranti. E diciamo all'inizio forse un po' tutti l'abbiamo presa come una festa, nel senso c'era gente che cantava sui balconi. Adesso ci fanno fare 2 settimane di vacanza, ecco. Esatto. Tu sai benissimo che chi ha una partita IVA le 2 settimane di vacanza non sempre se le può permettere perché non abbiamo, Ovviamente, diciamo, certo. nessuna retribuzione. Quindi poi stando a casa, passando quei famosi 15 giorni e vedendo che la cosa andava ad aggravarsi, abbiamo capito che il problema era veramente grosso. Quindi con altri miei tre carissimi amici, che se posso vorrei citare nome e cognome di queste Certo. persone che mi hanno aiutato. Allora, uno è Paolo Roccuzzo, che è un personal trainer. L'altro ragazzo è Roberto Volpe, che è un proprietario, cioè un parrucchiere, un negozio di parrucchiere a Venaria. E l'altro ragazzo è Ottavio Lauro, proprietario di un bar. Allora abbiamo capito subito che la nostra, diciamo, nazione non era pronta intanto a dare gli aiuti alle partite IVA nel poter stare a casa per affrontare questa pandemia. E in secondo luogo ci siamo accorti che gli aiuti non arrivavano subito. Ecco, quello che mi incuriosisce è come mai nel momento in cui appunto tutti cantavano sui balconi, insomma, avevano preso un po' tutto come un paio di settimane di vacanza, come mai già tu al mese di marzo hai creato questo gruppo Facebook per unire le partite IVA? Cioè, cosa avevi già intuito a marzo? Avevo intuito che, come ti dicevo prima, l'Italia purtroppo non è pronta a queste cose. Intanto noi non abbiamo un organo che rappresenta veramente le partite IVA. Quindi chi ha veramente bisogno non sa a chi rivolgersi. Fondamentalmente veniamo lasciati soli. E quella cosa lì a me è già da anni che mi lascia turbato in una nazione come la nostra. Poi a fronte di una cosa così grossa ho iniziato a capire che sarebbe stato un problema. Perché comunque iniziare a stare fermi un mese e il fatto di stare fermi avrebbe rallentato l'economia e questa cosa qui poi si espande a macchia d'olio fondamentalmente. Ecco, quindi tu che cosa hai fatto? Hai cominciato a mandare mail, a Io, scrivere, ecco. sì, esattamente. Siccome ero a casa e non sapevo cosa fare, allora ho iniziato a scrivere alla nostra sindaca di Torino, Appendino, la quale dopo 5, 6, 7 mail mandate da me mi ha risposto. Tagliata proprio la sindaca di Sì, Torino. sì, 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 sì. Sempre in maniera molto educata, perché ci tengo a precisare che siamo un gruppo apolitico. Assolutamente, certo. Quindi più che altro noi teniamo a noi stessi fondamentalmente e a tutte le partite IVA, ma non solo, perché poi dietro delle partite IVA piccole ci sono anche dei dipendenti, che Certo, a loro certo. volta hanno dei grossi disagi anche loro, perché la guerra non deve essere tra poveri, perché sennò è la fine. Noi ci dobbiamo Esatto. occupare di noi. Bisogna rubarsi le briciole. Ecco, quindi tu hai cominciato a scrivere alla sindaca Appennino con quale richiesta? Ma fondamentalmente la prima cosa che abbiamo richiesto era, appunto, capendo che l'Italia non era pronta a dare gli aiuti economici, la sospensione delle tasse, o almeno una riduzione delle tasse, di portare magari di fare un tetto minimo per tutti e chiudere il 2020 così, cosa che non è poi stata assolutamente fatta. Ecco, hai ricevuto comunque delle risposte in merito? Sì, lei mi ha risposto con una mail, o meglio qualcuno ha scritto per lei, nella quale loro si impegnavano comunque a prendere in considerazione tutte queste cose, anche perché noi abbiamo fatto tre mini interviste che abbiamo mandato a loro, della durata di 5 minuti, Sì. con partite IVA di vari settori, come ho detto prima, baristi, parrucchieri, settore delle palestre, eccetera. E ognuno di loro poi ha dato diciamo, una loro soluzione, perché noi non siamo qui né per contrastare né per fare dibattiti polemici. Siete proprio positivi, troviamo una soluzione che possa. Esatto, esatto, Cioè, non è esatto. la classica polemica di chi urla e sbraita, le cose così non vanno bene, ma non propone nulla. Voi siete proponiti. Esatto. Ecco, Esatto. ecco.
La vostra proposta, appunto, a questo punto purtroppo non è stata accettata, ma almeno è stata fatta. Ecco, No, da parte nostra sì. Ecco, come vi state muovendo adesso con questo gruppo Facebook Partite IVA Unite si può, ripeto, Partite IVA del Piemonte momentaneamente esatto. Siamo sì. Esatto. Ma come vi state, quale direzione vi state muovendo? Allora, sicuramente stiamo partecipando alle manifestazioni che si stanno tenendo a Torino ed eravamo anche quella nella quale diciamo eri presente anche tu, quella di Piazza Vittorio. Permettimi di dire che quella era pacifica e il rompere le vetrine non ha niente a che fare con quella manifestazione che è stata fatta in Piazza Vittorio. Assolutamente. So che sarà prevista nei prossimi giorni, domani pomeriggio, domani. Se non è una manifestazione, voi sarete presenti anche lì? Certo, ci saranno dei nostri rappresentanti anche domani. Ci saranno i nostri rappresentanti. Tra l'altro so che ti hanno fatto anche un articoletto molto sì. carino. Ho letto, credo che tu sia orgoglioso anche di essere finito in una puntata prestigiosa. Sì, una giornalista del Corriere della Sera mi ha appunto mi ha dato questo privilegio, mi ha dato voce fondamentalmente, perché poi siamo un paese dove teoricamente dovremmo essere democratici, ma tutta sta libertà di pensiero io non la vedo, quindi mi ha fatto davvero piacere che questa persona, come stai facendo tu in questo momento, mi abbia dato la possibilità di parlare. Allora, quindi, Dani, tu in qualità di portavoce di queste partite IVA piemontesi che in questo momento, insomma, stanno patendo non poco, che cosa ti proponi ancora di poter fare in questo momento di concreto? Allora, intanto voglio espormi, quindi penso che sia una cosa fondamentale, perché anche quando ci siamo sentiti io e te per programmare poi questa bella intervista, come ti avevo detto, detesto le persone che fanno i leoni da tastiera. Certo. Scrivono sulla loro pagina Facebook attacchi al governo, ma queste cose qui non servono a nulla. Io e poi chiaramente quando c'è da mettere la faccia esatto, spariscono. Esatto, io chiedo a tutti, perché alla fine non costa niente, esporsi, fare almeno capire il disagio che si ha in questo momento. Poi magari non dirà granché, però intanto muove qualcosa secondo me, si parte sempre dal piccolo. Bene, ammiro molto il tuo coraggio, sicuramente. Senti Dani, vogliamo dare un riferimento per tutte le partite IVA che in questo momento ci stanno ascoltando e vorrebbero contattarti per aderire al tuo gruppo e non sanno come fare? Certo, allora, il nostro gruppo, come hai detto tu, si chiama Partite IVA Unite Si Può. Se non trovassero il gruppo, possono cercarmi alla pagina Dani Castrovillari su Facebook e da lì poi inviterò io sul gruppo. Perfetto, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, vogliamo lasciare in finale un messaggio positivo per le persone, soprattutto i commercianti che ci stanno ascoltando, magari rifacendoci al famoso hashtag andrà tutto bene e non so quanto, però insomma Dani, andrà tutto bene? Guarda, più che andrà tutto bene, io dico a queste persone di non mollare, e di cercare di rimanere tutti uniti, perché tanto dobbiamo aiutarci tra di noi. E se vogliamo veramente cambiare qualcosa, tutti insieme possiamo farlo. Grazie Dani, un pensiero positivo. Spero di poterti risentire in un futuro con delle notizie decisamente migliori per tutti quando questa emergenza sarà finita. Per il momento continua a lottare per le partite IVA e un grande in bocca al lupo. Grazie. Grazie a te, Fausta.